Dunque, fino ad oggi il cammino è stato inappuntabile. È un dato di fatto e con grande onestà intellettuale bisogna riconoscerlo. Come pure bisogna sottolineare che la squadra non può essere la stessa per qualità e capacità realizzativa senza Brugman e Mancuso. È come se la Juve, tanto per rendere l'idea, Allegri non avesse a disposizione Pjanic e Ronaldo. Dopo la sosta il regista e l'attaccante torneranno e questo è senza dubbio molto confortante. Ciò che però Pillon deve migliorare è l'atteggiamento, il modo della squadra di stare in campo, al di là delle assenze. Spesso infatti l'11 biancazzurro è stato timoroso e remissivo. Provare a fare la partita deve essere il prossimo step. Maggiore aggressività per il recupero alto del pallone. Adesso si può, anzi si dovrebbe, visto che non ci sono pressioni di sorta. Con un organico che, sì, non eccelle per qualità tecniche, ma non è neanche così di basso livello come qualcuno dice. Una rosa senza dubbio da playoff che sta facendo di più di quanto chiesto e preventivato alla vigilia e che potrebbe fare, perché no, anche meglio. Ci chiediamo, per esempio, perché mai Melegoni, che ha qualità tecniche indiscutibili, non abbia più avuto chance, perché Bettella, sempre tra i più bravi in allenamento, non abbia addirittura ancora esordito, perché a Del Sole non venga concessa almeno un'opportunità dal primo minuto. Sono più che altro queste le perplessità che manifestiamo e di certo non da ora, pur riconoscendo l'ottimo lavoro sin qui svolto da Beppe Pillon, ma su mentalità e alcune scelte si può provare a fare qualcosa di meglio.